In 25 minuti da Piombino siamo a Portoferraio, all'Elba. È davvero comodo l'aliscafo e quando ci sono ospiti ti fa fare anche una bella figura. Mia figlia Carla ha invitato Cristina, una sua amica. Cristina è accompagnata dalla madre, Patrizia. Tutte e tre pensano che al mare passeranno una giornata piacevole. Beh, tanto per cominciare, c'è il sole. All'Elba ho amici dappertutto. Quello che non ho me lo presta. È il caso della Rover con la quale andremo in un posto insolito, una di quelle spiaggette dove il mare è pulito. Una di quelle spiagge che in genere si ammirano solo sulle cartoline. Ho promesso a mia figlia e alle sue amiche che faremo un'immersione nello specchio d'acqua che bagna il promontorio dell'Enfola. Per raggiungere l'Enfola, la strada attraversa il golfo del Viticcio. È come guardare l'orizzonte da una grande terrazza. I polmoni sono già pieni di salsedine e di mare. L'ultimo tratto del percorso lo facciamo in gommone. Eh già, alla caletta sotto il promontorio dell'Enfola ci si arriva solo dal mare. Fino al 50, qui dove stiamo navigando, c'era una tonnara. Le tonnare sono reti che si gettano dove c'è un gran passo di pesce azzurro. In questo tratto anche oggi si possono trovare delfini, tonni, ricciole e a volte persino balene. Cristina e Carla mi chiedono se da queste parti si trovano anche pescecani. Certo che ci sono, però lontano, nei pressi dell'isola di Montecristo, a 40-50 miglia dalle coste dell'Elba. E non si pescano con la fiocina, ma con gli ami, insieme a tanti altri pesci. L'ultima volta che ci sono stato ne prendemmo parecchi. I pescatori innescano gli ami coi lacerti che spesso sono importati dall'Unione Sovietica congelati. Quindi prima bisogna scongelarli e poi infilarli uno per uno all'amo. Ogni amo è tenuto a galla da un pallone oppure da una lattina vuota. Così l'esca galleggia, il pesce abbocca e non se ne va a fondo. Gli ami si calano a centinaia. Quella volta mettemmo a mare quasi 20 miglia di palamiti. È un lavoro che ci vogliono ore a farlo. Dopo un po' i pesci abboccano, altro se abboccano, perché grandi o piccoli sono sempre in cerca di preda. C'era un po' di tutto, pesci spada, pesce cani. Tutti pesci che è molto difficile che vengano a riva. Solo nei film gli squali si avvicinano alle spiagge per mangiarsi mamme e bambini. In realtà il pesce cane se ne sta al largo e se non lo provochi non ti attacca. Il pesce cane, quando ti afferra, ti strappa, proprio come un foglio di carta. È anche tua. È per questo che i pescatori di tutto il mondo, quando tirano su un pesce che può creargli dei problemi, gli danno la camomilla. Gli squali, come avrete capito, sono carnivori. Questi sono squali azzurri, i famosi mangiatori di naufraghi.
Ma da queste parti, per fortuna, naufraghi non ce ne sono. Quello che vi ho raccontato fino adesso non è poi tanto avventuroso. Ma secondo me il mare è bello lo stesso. Non è vero, forse? Pescatori tirano su i pesci, io mi immergo per fotografarli. Saremo alla Cala della Spizzichina, che è a ridosso dei venti di Maestrale. La vestizione di un sub è una cerimonia. Gli ospiti scendono in acqua insieme a me. Vorrebbero seguirmi, ma la loro resta un'ambizione. E così vado giù da solo. Rete mia è anche tua. Peccato che non siano venuti con me, perché il mare, sotto la sua superficie, è davvero un continente familiare. È abitato da mille specie. Ecco, per esempio, una grotta dove i pesci hanno trovato la loro tana. Guardate come questo spirografo reagisce al mio passaggio. Tutto qua giù è movimento. I saraghi cercano il cibo.
Se adoperi la lampada, scopri delle corvine mezzo nascoste. Sei continuamente coinvolto, non ti puoi distrarre. Vedi lo scorfano rosso che vive all'ombra degli scogli, una facile preda per le reti. Adesso è un passaggio di trilli. E mentre sopra di me mia figlia fa il bagno con le sue amiche, mi viene in mente che per molti il subacqueo è uno che prende pesci quasi come se il mare fosse la sua dispensa. In realtà il sub è vero che prende i pesci, però è un autentico amico del mare, l'unico esploratore del fondo e degli abissi marini. Come si fa a raccontare uno spettacolo come questo senza l'aiuto delle immagini? Le gorgonie sono come una formazione madreporica e sembrano coralli. Invece sono piante e a seconda della luce e della profondità si illuminano di rosa, di rosso o di giallo. Una volta mi sono imbattuto in un tramaglio già pieno di muschio. Evidentemente si era impigliato negli scogli e i pescatori, non riuscendo a recuperarlo, erano stati costretti ad abbandonarlo. Se avessero chiamato un sub, il problema sarebbe stato risolto. Ora invece la rete è diventata una trappola mortale per chiunque ci capita. È la ragosta che qualche volta riesce a evitare le insidie della trappola. Ad avvertirla del pericolo ci pensano le sue antenne. Ho promesso alle mie ospiti un'aragosta per cena.
E allora scelgo un maschio che non è in cova. Così so di non nuocere alla specie e sto in pace anche con la mia coscienza. Catturare questo crostaceo è abbastanza semplice. L'aragosta infatti non morde, non ha difese. Può solo scappare. Il problema è trovarla. Quest'ora le mie ospiti stanno preparando il fuoco e già pregustano il pranzo all'aria aperta. Stanno raccogliendo tanta legna che ci si potrebbe cuocere un bue. Eccoci finalmente a tavola. E mentre mangiamo, tutti mi chiedono di raccontare qualche storia di mare. E io racconto della mia amica Cerpi. Tempo fa, durante un'immersione, incontrai una cernia di una decina di chili che passeggiava. Rete mia è anche tua. La seguii. Dopo un po' si era già abituata a me. Aveva capito che non volevo nuocerle. Provai ad accarezzarla e lei ci stava. Dal nome della cala la battezzai Spizzichina. Adesso, ogni volta che mi immergo qui, la cerco e passeggiamo insieme per un tratto. Molto lontano, molto lontano. La passeggiata si interrompe alla sua prima diffidenza. Allora dà un guizzo e ciao, amici come prima. A me piace toccarli i pesci, stabilire un contatto con loro. È l'unico modo per fargli capire che non si hanno cattive intenzioni. Il polpo, per esempio, è un giocherellone. Devi solo convincerlo che non vuoi fargli del male. La murena invece, non è tanto giocherellone. Lei, se potesse, il polpo se lo mangerebbe. Sta in attesa del pasto, in agguato. Vi dirò di una volta che presi una ricciola, era quasi più alta di me. Le ricciole sono pesci pelagici, cioè di passo, e in maggio e in giugno, e poi a settembre, passano vicino alle coste dell'Elba. Thank you.
stanco, mi appostai sotto una buca e cominciai ad emettere dei suoni con la bocca, perché le ricciole sono curiose e se non si fanno movimenti bruschi si avvicinano. Ricciola è un pesce molto forte e combattivo, però se la afferri e le giri la testa verso l'alto, lei, per cercare di liberarsi, ti aiuterà a raggiungere la superficie. Patrizia, Cristina e Carla vorrebbero che io raccontassi altre storie e lo farò senz'altro, ma non ora. Adesso è il momento di spegnere il fuoco e di tornare a casa. Sì, perché si è fatta notte.